Sono pronti ad alzare il tiro promuovendo una mobilitazione nazionale gli amministratori dei comuni della Sicilia centro-meridionale che hanno preso parte ai cortei di protesta dei giorni scorsi per difendere e promuovere prodotti locali dell'agricoltura. Adesso si punta alle sedi istituzionali che hanno maggiori competenze in materia di politiche agricole. Importante incontro ieri a Gela per pianificare dunque le successive azioni. Sì, abbiamo stilato un documento in merito alla manifestazione del 14. Oggi noi ci siamo riuniti per decidere quali sono le azioni da intraprendere a seguito della mancanza di risposte che sono venute dal vertice di Bruxelles, almeno ad oggi. Quindi non ci possiamo fermare con delle azioni spot, non ci fermeremo alla manifestazione del 14 e siamo qua per vedere quale altre azioni intraprendere. Sicuramente Palermo, Roma, Bruxelles sono delle mete evidenziate che sicuramente verranno prese in considerazione. Vediamo se siamo tutti concordi nel prendere il prodotto siciliano e a posto di buttarlo. Di farlo, di svenderlo, prenderlo e portarlo direttamente nei palazzi dove si prendono le decisioni e regalarlo direttamente alle persone, perché non è possibile farci derubare così del lavoro dei contadini. All'incontro erano presenti diversi amministratori dei comuni viciniori, il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia. Il fronte dei comuni e dei sindaci a sostegno dei nostri agricoltori, qualche risposta potrebbero anche ottenerla. Già la dichiarazione dello stato di crisi, la cui proposta sta per essere presentata, se già non lo è stata, in queste ore praticamente, alla giunta regionale. Così come le dichiarazioni del ministro Martina in ordine all'attivazione delle misure di salvaguardia sono due delle richieste che provenivano dalla nostra azione di protesta, dobbiamo fare di tutto perché anche la ristrutturazione dei debiti, la moratoria e la sospensione delle procedure esecutive e soprattutto un riequilibrio dei costi di produzione che ci possa rendere competitivi rispetto ai prodotti che entrano dal Marocco e da altre parti del mondo, sono le misure su cui dovremo continuare a lottare. Il problema naturalmente è sentito ormai da tutti, dagli operatori, dall'organizzazione sindacale, dalla città, dai cittadini in genere, che sentono il bisogno di difendere questo settore perché è alla base delle nostre economie. Noi su questo stiamo lavorando perché bisogna andare avanti, diversamente il settore trainante nella nostra economia con un PIL molto elevato ha bisogno di risposte e su questa azione che stiamo portando avanti non si intreteggia e non ci fermiamo.